Si è insediato oggi il primo consiglio provinciale di Pescara dopo le elezioni che si sono tenute il 21 dicembre scorso. Ha avuto la meglio il centrodestra tra i 12 consiglieri confermati in molti degli uscenti: Giorgio De Luca, Emidio Camplese, Davide Berardinucci, Gianfranco De Massis, Antonio Romano e Gabriele Colasante. Per il centrosinistra ha confermato Gianni Chiacchia. Per la prima volta in consiglio Piero Giampietro e Alberto Bartoli, entrambi della lista Pescara Provincia Nuova. Nella lista Fratelli d'Italia il più giovane degli eletti, Filippo Maria Mariani, classe 1994. Per il Polo Civico il sindaco di Torre dei Passeri Giovanni Mancini, e per la lista Forze di Libertà, che ha conquistato il più alto numero di consiglieri, è entrato Augusto Recchia. Soddisfatto il presidente della provincia di Pescara, Ottavio De Martinis. Per larga parte il consiglio è confermato, nel senso sono stati rieletti tanti di quelli che hanno seduto i banchi nei primi 2 anni. I nuovi, che conosco peraltro personalmente, sono persone che sono certo andranno a dare il contributo che hanno dato coloro che hanno lasciato per motivi, per scelte personali o per motivi legati ai mandati. E le linee programmatiche saranno, insomma, condivise anche da loro, saranno sempre più portate avanti, soprattutto per quello che riguarda i settori nevralgici che cura la provincia, ossia le scuole e le strade. Nella logica della continuità porteremo a compimento tutte le opere che sono state cantierate in precedenza e continueremo con l'opera di sistemazione e riqualificazione dell'asse viario provinciale, per larga parte già riqualificato, ma che necessita di ulteriori interventi. Intanto De Martinis, da sindaco di Montesilvano, ha nominato come assessore al turismo Daniela Renisi, presidente Federalberghi, che subentra Deborah Comardi, candidata alle prossime regionali.